Boss, oggi ragazzi sono qui su un altro episodio di Minecraft. Oggi ragazzi voglio provare diciamo, a fare un campo da tennis. Dunque, allora, nell'ultimo episodio abbiamo costruito un balcone. Ora, ecco qua ragazzi, il nostro bel balcone, eccolo qui. Veramente molto bello questo balcone. Dunque, torniamo dentro. Perché ragazzi, oggi, come ho detto ora, vorrei andare a fare un campo da tennis. Dunque vi faccio vedere velocemente anche il magazzino che abbiamo costruito nell'ultimo episodio qua nel seminterrato. Eccolo qui, ho messo anche le scalette. Eccolo qui ragazzi, con i mattoni di pietra. Eccolo qui, veramente molto carino. Dunque adesso, che cosa facciamo? Ah, sono in compagnia di The Boss, di Boss of Play, come sempre, non, purtroppo non sentirete, ma lo potrò sentire io, pensare, provare a fare alcune delle sue idee geniali, se gli vengono. Dunque, ragazzi, adesso, nel frattempo, vediamo un po' quanta lana abbiamo. 20 pezzi di lana. Ok, allora. Sempre qui, voi vi levate, grazie. Vorrei vedere un po' dove fare il campo da tennis. Forse, raga, qui va, andrebbe bene. Ovviamente, raga, non sarà molto grande, però ci proveremo più grande possibile. Dunque, abbattiamo qua tutta l'erba. Verde. Ah, bene. Allora, è rossa e io la faccio verde, chi se ne frega. Sì. Allora, raga, vorrei andare. Ecco, un'altra pecora, bene. Vorrei raccogliere un altro poco di lana. Apriamo le nostre cesoie. Eccole qui. Raccogliamo la lana di questa pecora. Abbiamo 22 pezzi di lana. Ok. Ovviamente, raga, non so se riusciamo a farlo tutto in questo video, ma proveremo a farlo il più possibile. Allora, ragazzi, appunto, dovevo fare la ranitele, però penso che non si offendano se la faccio col vetro. Appunto. No, scusate, sto parlando un po' con The Boss Player. Dunque, ragazzi. Ah, bene, ma perché il nostro personaggio ogni 3 secondi ha fame? Sì, oh, sì, The Boss, tanto cibo nella cesta. Va, dai, ma un po' di questo crudo, fa niente. Non voglio sprecare troppo tempo. Ecco qua, prendiamo anche questa lana, ok. Dunque ragazzi, allora, vediamo, qui c'è ancora quello che rompe, vabbè, chi se ne frega. Chi se ne... Allora, abbattiamo un poco qui, ecco fatto così. Giusto per avere un poco più di spazio. The boss. Potrei anche farla, non lo so, con la terra. Il campo da tennis. Ovviamente mo non posso perché non tiene episodio andare a cercare la quindi ragazzi alla terra ruida. Ah, ok, no, ho capito di cosa parli, però vabbè. Dunque ragazzi, iniziamo a costruire, a fare il nostro campo tennis proprio vicino all'acqua. Io lo voglio fare 4. Esatto, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un attimo solo, ragazzi. Aspetta, Dario. Scusate, ragazzi, eccomi qua. Allora. Allora ragazzi,
Ok, scusate un attimo, ecco. Comunque, ragazzi, scusate un attimo. Allora. Allora, facciamo così. Due. Allora, aspettate, ragazzi, un attimo solo. Scusate, ragazzi, eccomi. Ho sto tramontando il sole. Adesso c'era a mettere un po' qua la lana. Colta. Ok, ragazzi, torniamo velocemente a casa a dormire e ci vediamo subito. Andiamo a dormire velocemente, velocemente. Con il nostro letto dormiamo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, usciamo. Ma c'è ancora sto qua. Basta. Scusami, però, allora, non ho gli smeraldi. Quindi si dovrebbe, diciamo, levare dalle scatole. Non ho smeraldi. Ma raga, che noia sto qui, eh. Ecco. Ah, ciao. Bene, bene. Mi ha dato anche i guinzagli. Bene, bene. Ok, ragazzi, continuiamo. Era. Ah, ok, bene. Un'altra pecora. Lato sia. La lana, eccola qua, ragazzi. Abbiamo sta comunque aumentando. Bene, bene, bene. Ok, ragazzi, andiamo a prendere un altro po' di cibo. Anche se è crudo, raga, fa niente. Allora, ecco fatto. Aggiungiamo un po' con la vita. Mi va che ne servirà comunque di più di lana. 13. Raga, ne servirà sicuramente di più. Ok, là un'altra pecora, la vado a prendere un attimo. Ok. Sì, c'è il boss che c'è. Ok, raga, ok. Raga, no, che sfiga, raga, di uno veramente non ci credo, di uno, dai, ci può essere po' sfortunati di ditemi che forse abbiamo un po' di lana nella cesta, speriamo, cioè, che sfiga, cioè, posso di un pezzo di lana non ce la faccio, di uno, un pezzo. Eh? No, non la rete, a fare la linea di un pezzo. Cioè, che sfiga. Mo l'ho finita, per fortuna comunque il letto l'ho. Vabbè, c'è cioè no che ora devo percorrere chilometri per andare a cercare una pecora. No, raga, aspetta, no. Io torno indietro perché poi ho paura di perdermi. Appunto, forse mi sono già perso. Perfetto. No, no, aspetta, aspetta, là c'è il mare. Oh, no, no, raga, forse non ancora. Non è ancora arrivato il momento. Ecco qua, la nostra casa. Lì, a parte che è abbastanza facile trovare la nostra casa perché è enorme. Allora, c'è una pecora, però no, io gliel'ho appena tolta la lana. Eccone la una. Ok, ragazzi, ho risolto un attimo solo. Ok. Ora ho tre pezzi. Ah, me ne hanno dati tre. Ragazzi, me ne date tre. Allora, ragazzi, si va bene. Ok, ragazzi, allora andiamo a prendere anche questa pecora. Andiamo a 1, 2. La metà, ecco,
Questa mi sa. Ok. Che sfiga. Ma che sfiga. Devo farlo di uno più lungo, ok. Ok, raga, allunghiamo di uno. Ok, raga. Sì. Sì. Allora, The Boss, il magazzino è venuto, devo mettermi niente male, è stata una buona idea. Forse è la tua prima buona idea, incredibile. Ma dimmi la prossima idea. Una famiglia di polli. Interessante, poi. Una Ok, allora ragazzi, tutte le idee di The Boss riguardano solo farm. Easy, guarda, proprio easy. Mi chiede proprio cose easy, proprio cose proprio che le posso fare in un episodio. Proprio guarda, è semplicissimo, mi chiede. Sì, che c'è? So che cos'è il mob spawner, grazie. So che cos'è il mob. Ok ragazzi, allora, ora andiamo a scaldare, diciamo, la nostra sabbia, andiamo a metterci il carbone. Aspettiamo un attimo che si faccia il vetro. Un'altra pecora.
Ragazzi, finalmente quasi ecco. Ok, ecco il vetro. Abbiamo 15 di vetro. Quindi 32, bene. Dopo magari vado a mettere un po' di finestre anche e altri piani. Ok, signori, ecco la rete del campo. Ok, signori, ecco la rete, eccola qui. Adesso direi di andare a dormire. Gnamme, gnamme, gnamme. Io voglio proprio la bacca di sistema. Si può buggare Minecraft? Ok, buongiorno. Allora ragazzi, ora che cosa faremo? Vorrei fare una cosa tipo... Allora. Vorrei andare in miniera. Scusate, mi manca un po' con la voce. Vorrei andare in miniera. Dunque. Abbiamo anche il grano. Quindi ragazzi, che voglio fare? Voglio andare, diciamo, a farmi una... a raggruppare un po' di pecore. Quindi ragazzi, iniziamo a fare il piccolo recinto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ieri c'è anche la nonna, bene. Ok, ragazzi, adesso... Ok ragazzi, ora andiamo un po' allora. Come detto, voglio andare in miniera, abbiamo il piccone, però è quasi con... Ah, mettiamo un po' a posto le cose inutili, tipo questo, 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 questo,
facciamoci un paio di picconi. Ma prima, ecco. Che picconi in pietra? Ah, non abbiamo la pipa, aspettate. Poca pietra. Quindi quando andiamo lì ne approfittiamo anche per prendere un po' di pietra. Dunque andiamo immediatamente in miniera. Però dove farla, ragazzi? Dove la dobbiamo fare? Vorrei provare a farla, magari. Qua nei intorni, tipo qui, ecco qua pure. Ecco qua, abbiamo già la miniera. Sì. Ah, mi sa che The Boss deve andare. Ah, ok, no, no. Voleva solo dire ciao, bene. Aspettate, ragazzi, siamo un po', diciamo, senza materiale. Dobbiamo risalire. Non abbiamo le torce.
Abbiamo le torce, quindi dobbiamo tornare velocemente a casa. Cioè, beh, velocemente con calma. Mangiamo un po'. Ah. Ah, il mio personaggio tipo ogni 3 secondi fame. Questa cosa non va bene. Schifo, ecco. Ok, ragazzi, mangiamo. Ok, mangiamo ora. Ok, ragazzi, adesso prendiamo le nostre. Facciamo un paio di torce. Quindi facciamo così. Prendiamo il carbone, ragazzi. Carbone che sta qui. Sono giù 8 torce, nemmeno, ecco fatto 8 torce, dunque 8 torce, quelle qui, molto bene. Ok ragazzi, nemmeno subito, direi, non perdiamo altro tempo, corriamo subito alla nostra miniera. Me la sono già persa, ragazzi. Me la sono già persa. Ecco. Corriamo, 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 ragazzi, corriamo giù, su, giù, giù. Ma questa cosa è fastidiosa, raga, lo so. Io lo so, ok. Devo scavare. Illuminiamo. Illuminiamo. Scavare la terra. Ok, ragazzi, scaviamo ancora. Forse. Spegniamo questa, raga. La potremmo usare per il campo da tennis, questo materiale. Come si chiama? Vediamo un po'. Granito.